Guardare al futuro dopo il sisma. Poste scende in campo per i più piccoli. Clima, netta accelerazione dell'innalzamento dei mari nei prossimi 100 anni. Piccoli grandi progetti per rinascere e guardare al futuro. È l'iniziativa di solidarietà Noi ci siamo, promossa dalla Fondazione di Poste Italiane Poste Insieme Onlus, rivolta a bambini, ragazzi e giovani che a causa del sisma o della valanga di Rigopiano hanno perduto uno o entrambi i genitori. Si tratta di un programma strutturato di interventi formativi sociali e di sostegno all'inserimento lavorativo, con attività di tutoraggio che hanno coinvolto anche la rete di volontariato interna dell'azienda Poste Italiane. Chi sono i protagonisti oggi? Sono al momento 24 tra piccoli bambini e anche ragazzi maggiorenni, ma probabilmente se ne uniranno degli altri, che beneficeranno di un progetto che Poste ha voluto chiamare Noi ci siamo. Noi ci siamo per le comunità, per le famiglie, soprattutto per questi ragazzi che hanno perduto entrambi o uno dei genitori. Noi proviamo a fare qualcosa che oggi può apparire piccolo, ma che speriamo diventi un grande progetto. L'evento di oggi è un esempio di come Poste sappia combinare obiettivi e indirizzi di mercato a servizio dei clienti, della crescita, dell'innovazione, senza però tradire, anzi rafforzando quel senso di azienda sociale e di mercato con una missione che è quella dell'inclusione. Alla presentazione del progetto anche alcuni rappresentanti delle istituzioni locali, come il sindaco di Amatrice e il sindaco di Loreto a Prutino, il comune pescarese che ha perso 4 persone nella valanga che si è abbattuta sull'hotel Rigopiano. C'è stato un interessamento per gli orfani, per i ragazzi di Loreto, sono in 5, c'è stata una sensibilità, una generosità per cui soprattutto per far continuare gli studi a questi ragazzi, di cui 2 sono minorenni, e quindi è una grossa speranza per noi, la comunità di Loreto Prutino diciamo ne è ben felice. Abbiamo fatto un grande lavoro, grande sacrificio, però io penso che oggi sia importante questa giornata. Questi ragazzi, queste famiglie debbano cogliere dalla giornata di oggi l'aspetto positivo, che è quello che ci sono belle persone, che però non è vero che il mondo è fatto di solo brutte persone. Ecco, questa è l'essenza di questa giornata. Il Mediterraneo si è innalzato di circa 30 centimetri negli ultimi 1000 anni, ma il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite prevede un aumento più che triplo nei prossimi 100 anni. È quanto emerge da una ricerca coordinata dall'Enea. La sostenibilità si fa largo. Quasi un'azienda italiana su 2 ha investito in iniziative per l'integrazione della sostenibilità nel core business, con vantaggi economici e commerciali. Lo rivela lo studio Size the Change.